Ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi video Get Rid of It. Mi so che vi piacciono, vi faccio vedere il make-up che vedete in questa anteprima, spero che vi piaccia. Ovviamente, come sempre, vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella. Tra l'altro, vabbè, poi ve ne parlerò di una novità che ho inserito all'interno del canale, ma ve ne parlerò con più calma, insomma. Per il momento vi lascio al video e spero che vi piaccia. Fatemi sapere. Vi mando un bacio. Al prossimo video. Ciao ragazze. Ovviamente, come tutte le volte, ho già fatto le sopracciglia per andare più veloce. Se volete sapere quali prodotti utilizzo, io utilizzo tutti i prodotti di NYX. Se volete vedere come le faccio, trovate i passaggi nei video nei Get Ready With Me, quelli precedenti. Quindi inizierei dagli occhi. In questo Get Rid of It Me andrò a utilizzare questa palette di By Perfect, che fa parte sempre di quel quad di 4 palette di diverse colorazioni. In questo caso le colorazioni che andrò a utilizzare sono queste qui, che tra l'altro ultimamente sono le colorazioni che più sto utilizzando. Tra l'altro sto utilizzando e riutilizzando delle palette che magari, ecco, prima truccandomi di meno utilizzavo di meno, e quindi adesso che mi trucco di più le ho praticamente riscoperte. E questa volta però vado a utilizzare questa, che come vedete è praticamente nuova, mai utilizzata, e quindi ne approfitto per questo make up. Come sempre vado a mettere il mio nastro adesivo ai lati degli occhi. Come sempre ho fatto già ovviamente la mia skincare, ho messo già il primer viso e insomma i passaggi, diciamo, prima di iniziare un vero e proprio make up. Per l'appunto, una volta utilizzato questo, ho messo anche già il primer occhi. Ho già utilizzato il mio primer occhi e quindi vado a prendere subito il mio primo colore, che è il più chiaro della palette, Ground Dead, che sarebbe questo qui, questo colorino qui chiaro chiaro, e lo vado a prendere ovviamente con un pennello piatto. Poi, proseguendo, vado a prendere un altro colore, sempre, diciamo, per andare a inserire all'interno del nostro make-up, Sand, che è questo beigeolino qui, sempre su tutta la palpebra. Poi, proseguendo, vado a prendere Pump Skin, che sarebbe questo colorino qui, e lo vado a sfumare con appunto un pennello da sfumatura nella piega dell'occhio. Con lo stesso pennello vado a prendere Soil, che è questo colorino qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. E lo
lo porto sempre come colore da transizione, un po' più sotto di quello che abbiamo messo in precedenza. Vado poi con un pennello un po' più ampio da sfumatura e vado a sfumare meglio. Poi vado con un altro pennello, vado a prendere il marroncino più scuro e vado a prendere Heart. Questo qui. Poi vado a prendere OAK e lo vado a mettere al centro per congiungere il colore che abbiamo messo prima, qui, e vado a sfumare con quello di prima. E poi con un pennello a punta di gatto vado a prendere questo Golden, che è questo champagnino molto bello, e lo porto all'inizio dell'occhio. Molto molto bello. Poi con un pennello angolato, sempre per andare un po' a sfumare, il nero, che si chiama Silhouette, il nero. Ho eliminato il nastro adesivo, ho pulito un po' la zona sottostante e vado a definire meglio il contorno occhi con un pennello ovviamente piccino e vado prima con il marrone più scuro, questo qui. Diciamo che vado a riprendere un po' quasi tutti i colori, manco a farlo apposta, questi colori, questa palette ho utilizzato tutti i colori. E poi mi voglio azzardare a utilizzare il giallino, che si chiama Sun. Ma proprio giusto una puntina, vediamo come va, qui, vicino al condotto lacrimale.
poi invece come sotto arcata, sotto all'arcata, invece poi per quanto riguarda sotto all'arcata vado a mettere questo sand, che poi dopo andrò a mettere comunque un po' di illuminante. Ok, vado a mettere eyeliner, matita e ritorno. E rieccomi. Allora, come eyeliner sto utilizzando questo di She Glam, ragazze, che ve lo straconsiglio, nero, che è veramente troppo troppo buono, nulla da invidiare alle marche che costano di più. Infatti, quando rifarò un ordine, sicuramente uno glielo infilo, perché mi sta piacendo tantissimo, poi dura tutto il giorno, veramente, insomma, poi subito si asciuga, non rischiate di sporcarvi sulla palpebra, cosa che me, con altri liner purtroppo spesso mi capita. Invece questo non mi fa questo problema. E poi ho utilizzato sotto all'interno dell'occhio una matita marrone di Wycon, nello specifico questa è la numero 14, Dark Brown, veramente bellissima, scrive benissimo e dura tanto. Ora passiamo finalmente al viso. Quindi, continuando, vado a mettere il correttore, questo qua di Wycon aranciato per le occhiaie, lo vado giusto un po' a picchiettare per non emetterne troppo. Così, perché col pennello me ne prevale troppo. Invece così lo riesco a dosarlo meglio. Come fondotinta vado a mettere sempre il mio amato di MAC, con ovviamente con la Beauty Blender. Invece, come correttore vado a utilizzare quello di NYX che adoro, nella colorazione vanilla, sempre con la Mini Beauty Blender, che tra l'altro sta anche terminando. E questo è uno dei pochi correttori che adoro e lo vado a utilizzare sia all'interno, per andare appunto a illuminare, che all'esterno, e poi vado a picchiettare. Poi, arrivati a questo punto, vado di Cipria, sempre lei, della Garage. E la vado a mettere con la mia spugnetta, questa qua che io adoro, che da Primark non hanno rimesso.
vediamo quando ci ritorno se ne avranno. Sicuramente un altro paio me lo prendo perché sono molto comode. E questa è la colorazione. Come bronzer vado a utilizzare col pennello questo qua angolato, perché praticamente, come mi sembra che già vi avevo detto, mi riesce a farlo sfumare bene, eccolo qua, sempre di Kiko. Questo qua è quello che già vi ho fatto vedere altre volte, colorazione 202. E lo vado a prelevare appunto col pennello angolato in questo modo qui. Invece col pennello quello a ventaglio lo vado a prelevare per il contorno del naso. Ora andiamo di bronzer, questo è sempre quello di Evrochet. Come vedete ho fatto anche il buchetto, che io adoro questo colore più scuro, e lo prendo sempre con il pennello di prima. Come mascara vado a mettere sempre la mia combo, che già mi avete visto in altri Get Ready With Me, e vado a mettere prima quello di Astra, che io adoro, nero ovviamente, con questo scovolino. Io adoro questa forma di scovolino. E vado di top coat. Infine, ovviamente, non mi sono dimenticata, vado a mettere un po' di illuminante sotto all'arcata sopraccigliare. Vado a prendere un ombrettino di Pupa. Non so se ve li ricordate questi ombretti, hanno la storia questi ombretti. Vado a prendere ovviamente il color dorato, che è quello che ci va meglio, e è rimasto ancora nella sua bellezza questo ombrettino. No, vabbè, penso che si percepisce la bellezza. Mettiamo anche un po' finocchio. Bello.
spesso con l'estate, i colori dell'oro bronzo-oro sono troppo belli, secondo me, una bella combo. E infine vado a mettere il blush, sempre palettina di Siglem, con il mio pennellone. E voilà. Come illuminante vado a prendere l'ombrettino, questo qua che abbiamo utilizzato anche sugli occhi per richiamare il colore che abbiamo utilizzato per gli occhi, che ci va proprio bene. Guardate che bello. Bello, bello. Ed infine, come combo labbra, vado a utilizzare la mia combo del momento, ormai da tempo, di matita. Questa è quella di Rimmel, la cappuccino, e la tinta labbra, questa qua di Kiko, che tra l'altro la da Blue Touch, che tra l'altro adesso hanno fatto nuove colorazioni. Infatti già mi sono adocchiata almeno due colorazioni di queste da Blue Touch con due matite che ho visto da una ragazza che seguo su TikTok, che lavora proprio all'interno di Kiko, ma non qui diciamo a Napoli, ma in un'altra città, e la seguo con molto piacere perché è una bella donna e fa dei make-up, fa dei make-up veramente troppo belli, per non parlare poi le combo che lei applica sulle labbra. E io ovviamente me ne sono innamorata di due combo che lei ha fatto, e ovviamente appena riesco ad andare da Kiko sono le prime che prenderò, sono le prime cose che prenderò. E si tratta ovviamente tra le due, una delle nuove colorazioni, quella con i glitter, troppo bella. Comunque, vado a mettere cappuccino. E poi vado a mettere la mia da Blue Touch, questa è nella colorazione 102, una delle da Blue Touch che sto adorando in questo periodo e che spesso mi chiedete anche su Instagram. Bella. Adesso aspettiamo che si asciughi e poi andiamo a mettere il lucido. Ok, la mia tinta si è asciugata e vado a mettere il lucido. Ditemi se anche a voi fanno questa fine praticamente, questi pennelli fatti così, diciamo, quelli per il lucido, tutto spalacchiato. Perché è un peccato, insomma. Comunque, ragazze, make-up è terminato, ora mi vado a vestire,
mi sistemo i capelli e vi faccio vedere anche l'outfit, ovviamente, che so che vi fa piacere. Comunque, questo è il make-up. A me piace tantissimo questo genere di colorazioni, soprattutto per un sabato sera. Vi consiglio tantissimo, se anche voi avete la palpebra cadente come me, di fare sempre questi make-up alti, in modo tale che non va tutto nelle pieghe all'interno dell'occhio e va a finire che poi non si vede nulla. Invece, facendo un make-up abbastanza alto sopra alla vostra palpebra, insomma, si vede bene e quindi è più bello, no? Più bello armonioso. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Io finisco di prepararmi, ci vediamo dopo. Quindi ragazze, questo è il make-up finito, capelli fatti, ora vi faccio dell'outfit. Questo è l'outfit ragazze, gonna leopardata che ho comprato da Primark, che vi ho già girato comunque lo spezzone di video di quello che ho comprato da Primark, e questa maglietta con tutte queste paillette che era da tanto che non la indossavo praticamente. Poi ho messo una scarpa aperta col tacco, che anche queste le ho comprate il giorno che sono stata da Primark praticamente. Io spero che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto e io vado a godermi la mia serata con la famiglia. Un bacio, ciao ragazze!